Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e la metterò sulle serie del libro di Apocalisse perché mi piacerebbe toccare i primi capitoli, i primi quattro capitoli che sono molto facili da capire e sono partito con le serie dal capitolo 5. Perciò volevo fare un ripasso veloce. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto. Shalom. E sì, i miei saluti anche a coloro che con sincerità cercano questa verità, alle poche sorelle che sono sinceri a cercare questa verità. Shalom. E partiamo, come stavo dicendo prima, i primi quattro capitoli sono, parliamo proprio dell'inizio della visione, no? E come sapete Giovanni ha avuto questa visione sull'isola di Patmo, ok, dove è stato mandato in esilio per predicare questa verità qui, la verità che brucia principati, la verità che brucia re, la verità che brucia capi dei paesi. Perciò, se pensate bene, non è una verità che dice la Chiesa al giorno d'oggi. Non è quella verità. Questa verità è proprio pungente, perché è una verità che fa male a coloro che governano questo regno, come sapete, che è governato dai figli dei malvagi. Senza perdere molto tempo, vedremo dove arriveremo. Magari la faccio in due serie o in una serie sola. Vediamo. Capitolo 1 dice: la rivelazione di Yahweh Shai, l'unto, che Yahweh gli diede per mostrare ai suoi servitori cose che devono avvenire tra breve, e lo mandò andiamo sulla scrittura proprio, perché qualche volta la traduzione è un po' così. Rivelazione di Yahweh Shai, che Yahweh gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Yahweh e testimonianza di Yahweh Shai l'unto tutto ciò che ha visto. Perciò Giovanni è stato usato come messaggere a tutti noi, ok, alla chiesa, che alle sette chiese che erano a quei tempi là. Come sapete, bisogna sapere un po' della storia. Appena dopo la morte di Yahweh Shai, i suoi discepoli hanno cominciato a portare questa nuova novella, ok, ai figli di Yasharala che sono sparsi in diverse parti del mondo. Avevamo i veri figli di Yasharala che erano in Roma, che erano in Grecia, che erano in Asia, che erano in questi paesi qui. Ma molti sono stati portati schiavi molti anni fa, molti sono sfuggiti lì e non conoscevano proprio, molti di loro non conoscevano che erano i veri figli di Israele, e loro facevano le tradizioni dei paesi che si trovavano, adoravano i dei di quei paesi là. Per esempio, io che ho l'origine nigeriana, per dire, se avesse un figlio qui, nato qui, cresciuto qui in Italia, cosa succede? Lui crescerà pensando che
credendo che è italiano, ok? Se io non lo insegno queste cose, che è la verità, che guarda, no, tu non sei italiano, non sei nemmeno nigeriano. Tu sei sfuggito dalla casa tua nel 70 avanti Cristo, che gli imperi romani hanno voluto distruggere la nostra casa e saccheggiare tutto e prendere controllo della nostra terra. Noi siamo sfuggiti giù in Africa e poi siamo stati portati schiavi da diverse parti del mondo. Se io non lo insegno queste cose qui, lui non saprà mai che è un vero israelita, ok? Perciò dico queste cose per darvi un po' un contesto storico di quello che è successo. Allora Giovanni è stato chiamato per mandare dei messaggi precisi a delle chiese che si sono creati a quell'epoca là, perché dopo la morte di Yahawashai, i suoi apostoli hanno cominciato ad andare a visitare questi figli di Israele. Molti erano schiavi, erano proprio in situazioni indegni, ok, essendo in altri paesi. Molti, alcuni di loro, chi era forte faceva parte anche dell'esercito di questi paesi qui. Un bel esempio ora mi è sfuggito il nome. Sì, va bene, sapendo, Alessandro Tiberio è un esempio. E c'è un altro esempio che è nella Bibbia, Cornelio, ok? Che era, c'è scritto che era della banda italiana, ma lui era un ebreo, ok? Ma lui lavorava per l'esercito italiano a quell'epoca, ok? Allora, lui ha portato questi messaggi lì e lì cominciavano a creare delle chiese. E sapete cosa vuol dire la chiesa? Congregazione, che sono le persone, non ha nulla a che fare con l'architettura, ok? Allora, per non perdere molto tempo, iniziamo. Inizio di nuovo. Rivelazione di Yahawashai, che Yahawah gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Yahawah e testimonianza di Yahawashai tutto ciò che ha visto. Ok? Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Noi, sapete, abbiamo sempre predicato che il tempo è molto vicino, vedendo le cose che stanno succedendo. Le parole di questo libro sono veritieri, portiamo la testimonianza di questo, e non ha nulla a che fare con quello che stanno insegnando nelle chiese, ok? Noi della Great Millstone abbiamo sempre predicato la verità di questo libro qui. E ora andremo a vedere cosa sta succedendo qui. Versetto 4. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene. Questo sta parlando di Yahawashai. Dai sette spiriti che sono davanti al suo trono e da Yahawashai l'unto, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. Ok? Questo è Yahawashai, figlio del padre. Lui, i morti che sta parlando qui, sta parlando dei figli di Yasharala, perché lo stato che uno è senza questa verità è in uno stato morto. Abbiamo fatto varie lezioni riguardo questo punto qui. Ok? A lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, parla sempre dei figli di Israele, non parla di tutte le nazioni come insegna la Chiesa, ok? Che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio, al suo potere, Yahawah e Padre, ok? Yahawah è suo Padre. È il primogenito di Yahawah, ok? Ci ha fatto sacerdoti per i suoi regni. E, come leggete, siamo... Adesso non mi viene il passaggio. Dunque, la dico così, parafrasando, che siamo un popolo di preti, ok? E sacerdoti a Yahawah, ok? A lui sia la gloria e la potenza dei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero. Infatti, queste nuvole rappresentano i cari del Padre, che sono i così chiamati UFO. Ne ho fatto varie lezioni riguardo, basta andare a vedere, ok? E vedete, qui vi fa capire anche che la reincarnazione è biblica, perché dice: e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero. Allora mi volete dire che da circa 2000 anni fa, coloro che l'hanno trafissato non sono morti? Sì, sono morti, ma sono rinati, ok? E sono, fanno parte di coloro che oppongono questa verità qui, che non vogliono che questa verità avvenga, ok? Molti sono nella casa di Yasharala, e infatti due terzi della casa di Yasharala devono essere distrutti, perché loro stessi hanno voluto che il nostro Mashiach viene crocifisso e ucciso, ok? Yahweh Shai è arrabbiato, lui non vede ora di tornare e vendicare su queste cose qui, ok? Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, Aman. Io sono l'Alfa, l'Omega, dice il Signore Yahweh, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente, ok? Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza di Yahweh Shai, ero nell'isola chiamato Patmos a causa della parola di Yahweh e della testimonianza di Yahweh Shai. È quello che vi abbiamo sempre detto. Vi è stato mandato in esilio in questa isola. Sapete che non è stato mandato in vacanza, è stato mandato quando uno viene mandato in quelle isole là dai romani. Sapete che non torni più vivo, lavorerai fino alla morte, ok? Il padre è stato l'unico comunque tra i 12 che non è stato ucciso direttamente. Il padre l'ha preservato, l'ha fatto fare questo fine affinché poteva portare questo libro di rivelazione. Tutti gli altri sono stati massacrati, mettiamo così, ok? Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese, all'Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea, ok? E questo che parlava qui è Yahweh Shai, ok, figlio del Padre. E queste chiese che avete visto, queste sono le congregazioni che si sono create poi, ok, dopo la morte di Yahweh Shai. Ok, gli apostoli sono andati in diverse parti di questi paesi a radunare i figli di Yasharala, dicendogli la verità. Allora si sono create diverse congregazioni chiamate chiese, ok? E Yahweh Shai ha visto delle cose che non andavano a queste congregazioni, che infatti questo non ha a che fare solamente a quei tempi là. Poi andiamo avanti, dai. Io mi voltai per vedere chi si stava parlando. Come mi fui voltato, vidi 7 candelabri d'oro. E questa è la famosa descrizione del figlio del padre, e colui che dall'ignoranza il mondo chiama Gesù, che ora vediamo proprio la sua descrizione come sarebbe stato, ok? Perché la sua descrizione è qui. Vidi 7 candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, questo è il figlio del padre, Yahweh Shai, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, ok? E come sapete, coloro che hanno i capelli come lana, ok, sono i negri, così chiamati negri, ok? Perciò l'immagine che vedete con i capelli lunghi, Yahweh Shai, il vero Salvatore, non ha i capelli così, ok? Ha i capelli di lana, ok?
e siamo solamente noi, i negri, e i negri sono mescolati in tante, anche con i bianchi, diciamo. Ci sono tanti figli bianchi che si nascono con i capelli di lana, ok? Molti di loro hanno antenati negri, ok? Come neve, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente arroventato in una fornace. Se voi prendete il bronzo e la bruciate, ok, in una fornace, è proprio il colore classico di un negro, ok? Questo è il colore dei suoi piedi, e se i suoi piedi erano così, vuol dire che tutto il suo corpo aveva quel colore là. E la sua voce era come il fragore di grande acqua. Nella sua mano destra teneva sette stelle. Dalla sua bocca usciva una spada a due tali, affilata. E il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Ok? Infatti, se voi leggete il libro di Daniele, 12° capitolo, dai primi tre versetti, vedrete che anche noi, quando saremo trasformati, quando Yahweh tornerà a salvarci, coloro che faranno parte dei suoi eletti, Yahweh Hashem, Yahweh Shai volendo, anche noi saremo tra quei numeri. Avremo il nostro aspetto come questo, come il sole, ok? Come la stella, brilleremo. C'è anche il racconto nel secondo libro di Ezra, ok? E cosa volevo dire qui? Nella sua bocca una spada a due tali affilata, infatti le sue parole puntano come una spada con due punte, ok? Parla sia del passato e anche del futuro, ok? Sono parole che pungono, sono parole che stanno per sempre. Perciò questa cosa che sta per dire a Giovanni rappresentava il tempo, quei tempi là, le chiese che c'erano. Visto che la reincarnazione è biblica e torniamo ognuno di noi nella posizione che eravamo, se tu eri cattivo, tornerai cattivo, se eri giusto, tornerai giusto. E quelle sette chiese sono presenti anche al giorno d'oggi, ok? Infatti, la nostra congregazione, come gli ebrei israeliti, ci sono diverse frazioni e quelle sette sono presenti. Non si parla delle chiese mondane che non capiscono niente, che sono altre religioni travestiti come la verità. Okay? Si parla proprio delle sette chiese, di cui anche tra quelle chiese là ci sarà qualcosa nel numero, in queste sette qui. E il numero sette, come sapete, rappresenta il numero di completione, ok? Quando io vidi, cadi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Ok? E questo Hades è stato aggiunto poi. La parola Hades qui è inferno. Ok? Questo è versetto 18. Andiamo a vedere. Perdonatemi. Versetto 18. Vedete, è l'inferno. Dunque, questo inferno rappresenta uno stato d'anima. Uno stato d'anima. Il padre può metterti nell'inferno, nel senso, quando rinasci, può mettere in una situazione assurda, assolutamente peggio dell'inferno, ok? Perciò non sta parlando proprio dell'inferno. E vedete, hanno aggiunto questa parola Hades perché ha a che fare con la mitologia greca, ok? Per coloro che hanno lo spirito capiranno queste cose e riceveranno queste cose, e coloro che non sono stati destinati a riceverli, cioè io non sto là a dire cose, perché molti non crederanno. Infatti, noi, dalla forza del Padre Yahweh Hashem, Yahweh Shai, Ratazah, abbiamo la verità, abbiamo la pura verità, perché la pura verità c'è. Yahweh Shai ci chiese di essere perfetti come Lui. Ok, molti dicono: ah, ma non posso. Sì, perfetti nella verità.
ce l'abbiamo, ok? Andiamo avanti. E dice: scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, ok? E i sette candelabri sono le sette chiese, ok? Come sapete, sette rappresenta il numero di completione, ok? Capitolo 2. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto. Ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Vedete, questo è il messaggio alla prima chiesa, perciò loro hanno fatto molte cose giuste, ok? Hanno fatto molte cose giuste, ma ci sono alcune cose che fanno che non sono giuste. Hanno dimenticato il loro primo amore. Qual è il nostro primo amore? Il vero nome del Padre, Yahweh Shem Yahweh Shai, i suoi comandamenti e statuti. Questo è il nostro primo amore, ok? Perciò una chiesa senza queste cose non è una chiesa. Sì, può reggere, ma se non cambia, cosa succederà? Yahweh Shai verrà e toglierà i suoi candelabri, ok? I suoi candelabri è la luce che lo fa illuminare. Noi siamo la luce della terra, ok? Versetto 6. Tuttavia, hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che abbiamo fatto già una lezione riguardo questi qui, che anch'io detesto. Chi ha orecchie ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese, e chi vince io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Yahweh, ok? Che è questa, avremo l'albero della vita, sono i statuti, i comandamenti del Padre, perché noi, una volta che torna il suo figlio a salvarci da qui, un gran regalo che ci farà è quello di scrivere i suoi statuti nel nostro cuore. Noi non potremo più peccare, ok? Questa è la bellezza della cosa. Noi non potremo più peccare, anche se vogliamo, ma non potremo mai più peccare. Saremo perfetti, ok? E questa è una cosa gloriosissima. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornato in vita, Yahweh Shai. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Infatti, come vedete, usiamo spesso questo versetto per dare uno dei versetti che usiamo per dar prova che coloro che sono in Giudei oggi, in Israele, che occupano Israele oggi, non sono i veri israeliti, ma in realtà sta parlando a quell'epoca là, ok? Perché i romani hanno cominciato già a infiltrare i giudei, ok? E molti di loro si sono mescolati un po', ma erano della stirpe dei romani, la stirpe malvagia, ok? E occupavano i posti, ok? Dicendo che loro sono i veri israeliti. Infatti, visto che la parola che esce dalla bocca del nostro Salvatore è come una spada a doppio taglio, parla anche di oggi, ok? Hanno fatto la stessa identica cosa, mettendo il proprio,
proprio come una legge nel 1974, se non sbaglio, quando hanno istituito il paese di Israele, hanno in realtà portato tutti dei figli di bastardi, come dice il libro di Isaia, dei bastardi che sono dei malvagi, la stirpe malvagia, hanno occupato Israele fino ad oggi. E quella gente che vedete lì vestito di nero, bla bla, 99% di loro sono della stirpe malvagia, ok? Ci sarà anche un poco percentuale dei veri figli di Israele lì, perché i veri figli di Israele sono sparsi dappertutto, ma la terra occupata là dai così chiamati uomini bianchi non è la loro terra, ok? Sono dei impositori, ok? Ed è la cosa che è qui. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova. Infatti, abbiamo fatto la lezione facendovi vedere cosa vuol dire il diavolo, che il diavolo è un uomo. Ma voi avete visto finora il diavolo cacciare qualcuno in prigione? No, lo fa attraverso gli uomini. Ci sono gli uomini che sono i diavoli in carne. Ok, così chiamato bianco caccerà alcuni di voi in prigione. Ok, per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Il numero 10 è anche un numero di completazione. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. E questo, visto che le parole sono la spada a due punti, ha parlato di quei tempi e sta parlando anche di questi tempi che stanno per arrivare, perché arrivano i momenti che la maggior parte non ha capito ancora un bel tubo di quello che sta per arrivare. Arriveranno i momenti di cui tutti coloro che si sono avvelenati cominceranno a morire, ok? E sapete cosa? Non voglio nominare i nomi, se no mi chiudono il canale. Coloro che si sono avvelenati prendendo quella cosa là, la siringa là, ok? Tra poco molti di loro cominceranno a morire perché è un veleno. Questa cosa là indebolisce le difese immunitarie. In pian pianino avranno dei virus che avranno delle cose che cominceranno a farli morire e verranno dietro a coloro che non l'hanno preso, dicendo che questi hanno causato questa cosa qui perché anche loro non si sono avvelenati. Spero che state capendo come sto parlando. E sono tante cose che stanno per succedere. Ora stanno parlando anche del passaporto per muoversi. Andate a vedere cosa sta succedendo in Cina, ok? Con quel passaporto diventi una sorta di schiavo e strumento dello Stato, di cui se tu non hai quella cosa lì ti negheranno tutto, anche la vita proprio. Arrivano momenti, molti di noi verremo chiusi nei carceri, verremo provati dal Padre Yahweh, perché è il Padre Yahweh che fa tutto questo, ok? Perciò parla del passato, parla anche del futuro, ok? Ma noi non dobbiamo temere, ok? Dobbiamo essere anche fedeli sino alla morte, ok? Dobbiamo pregare al Padre di darci la forza di essere fedeli, di essere forti anche davanti alla morte. Chi ha orecchi, ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Sapete cosa è la seconda morte? È la morte attraverso le bombe nucleari e fuoco concentrato che verranno fuori anche dai carri. La prima morte è successo durante il diluvio, il secondo è attraverso il fuoco. Abbiamo fatto anche delle lezioni riguardo questo, ok? All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io conosco dove tu abiti, cioè laddove è il trono di Satana. Tuttavia, tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al giorno di Antipa, il mio fedele testimone che fu ucciso fra voi, laddove Satana abita. Infatti, molti di noi che portiamo questa fede qui, ok? Stiamo vivendo proprio nei paesi di Satana, proprio. Per esempio, i nostri fratelli nella Gran Babilonia, America, noi che siamo qui in Italia, perché queste sono delle sedi grosse di Satana, ok? Dobbiamo rimanere fedeli. Siamo pochi qui, ok?
non abbiamo modo di vederci, ma dobbiamo, perché le scritture dicono che dobbiamo affilarci, si affila un ferro contro un ferro, ok? E essendo nelle situazioni che si avrebbe bisogno di un fratello per sentirlo, per tirarci su, non possiamo, ma noi dobbiamo continuare a lottare. Dobbiamo continuare a lottare. Il Padre ci ha dato questo ruolo perché sa che riusciamo. Perciò, essendo in questa società che è tutto male attorno a noi, che è tutto una schifezza attorno a noi, dobbiamo farci forte. Dobbiamo stare forti. Continuiamo. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carne sacrificate agli idoli e la fornicazione e a fornicare. Se andate a leggere, mi sa che è nel libro di Esodo, la fine di Esodo e sì, c'è la storia dunque, quando i figli di Yasharala sono usciti dalla schiavitù, ok, degli egiziani, che il re di Moab che è Balak, poi faremo anche una lezione riguardo questo, Yahweh Hashem Yahweh Shairataza, Balak ha chiamato Balaam, che cosa è un stregone, come lo metto, lui è diciamo che è il sacerdote dei malvagi, no? Lo ha chiamato e l'ha detto di maledire i figli di Yasharala, ok? Perché non sapeva cosa farne di questo popolo qui. E lui non riusciva, anche se voleva fare queste maledizioni, ma invece venivano fuori benedizioni dalla sua bocca. Ok? E cosa facevano? Loro cercavano il modo di far cadere i figli di Israele. Il padre l'aveva chiuso la bocca e non ha dato il potere di maledire i figli di Yasharala. Ed è quello che hanno sempre fatto finora. Loro si trovano nelle riunioni segrete, ok? Illuminati, i presidenti politici, coloro che governano questo mondo, quando si radunano, secondo voi stanno parlando di cose che vi fanno benefici? Vi dico no, non hanno mai pensato a niente che vi fa un bene, solamente a cose che vi sterminano, cose che vi fanno morire, ok? Ed è quello che hanno sempre fatto. E nella Chiesa abbiamo alcuni che si sono infiltrati, ok? E insegnano queste cose qui, mangiando e carne sacrificate agli idoli e fornicare, ok? Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolati, ok? E vedete, la Chiesa è corrotta. La Chiesa è corrotta. Non c'è una Chiesa sulla faccia della terra che non è corrotta, che non ha queste corruzioni qui, ok? L'unica congregazione, diciamo Chiesa, che è giusta, e vi lo dico, poi accettate o non volete accettare. Ecco, le scritture dice sempre, colui che ha orecchia, odi, ok? È la Great Millstone, GMS. Qui la vera dottrina c'è. Grazie a Yahweh Hashem, Yahweh Shai, Hashem Mukakudash. Ci sono diversi gruppi di ebrei israeliti, ok? Ed è la lettera che stiamo leggendo qui. Molti fanno cose giuste, ma in alcune parti non lo fanno. Ma noi, il Padre ha messo lo Spirito su di noi, di osservare queste cose qui. Il Padre ci ha dato anche lo Spirito per fare queste cose qui. Perciò venite fuori dalle religioni, dalle chiese, da tutte quelle dottrine, la cattolica, e sono tutte delle calunnie che portano alla morte. Ok? Pregate affinché il Padre vi apra gli occhi, le orecchie per udire. Ok? Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca, ok?
questa parola della sua bocca si parla del fuoco che viene fuori dai cari suoi, i così chiamati UFO. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E vedete, coloro che non hanno gli orecchi spirituali, per dire, sentiranno quello che dico e diranno che questo sta sparando cazzate. Ok? Ma coloro che hanno l'orecchio spirituale, ok, per udire, sapranno che ciò che sto dicendo, avranno la testimonianza che è la verità. Ok? Anche perché molti sono chiamati, pochi sono gli eletti. Questo messaggio non è per tutti. L'elezione ha ricevuto ciò che il resto non ha ricevuto perché erano cerchi. Questo è il libro di Romani 11. Ok? L'elezione, il Padre ha dato la verità, l'elezione di ricevervelo. Ma il resto che non sono eletti sono accecati. Il Padre gli ha dato orecchie pesanti per non sentire. Ok? E se voi non cambiate, se non venite fuori, se non pregate affinché il Padre vi possa svegliare, siete pronti per la distruzione, ok? A chi vince io darò della manna, ok? Questo è il cibo spirituale. Nascosta è una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve, perché riceveremo nomi nuovi dal Padre Yahweh Shem Yahweh Shai, e io non vedo ora proprio. All'angelo delle chiese di Tiatiri scrivi queste cose, dice il figlio di Yahweh, che è Yahweh Shai, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e ti dà ancora la sua descrizione, ok? E i piedi simili a bronzo incandescente, ok? Perciò non è un uomo bianco come hanno messo in queste chiese qui. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime, ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli, ok? Molte chiese, soprattutto le chiese africane, le chiese dei latini e i nativi americani, vedete queste donne nelle chiese che predicano, che è un abominio, leggendo il libro di Secondo Timoteo, ok? Anche il libro di Primo Corinzi è un abominio. Vedete queste donne entrare in chiesa con le gonne tutte strette, bla bla, fanno vedere culo, fanno vedere questo, solo a causare confusione nelle congregazioni. Ok? Queste non sono cose stabilite dal Padre. Queste sono malvagi, cose maligne. Ok? Perciò svegliatevi. Ok? Andiamo avanti, mi hanno suonato il campanello adesso, ma aspettate un attimo, anzi, torno, scusatemi, ho dovuto terminare perché mi suonavano il campanello e ora torniamo, siamo fermati, versetto 20, ora andiamo in versetto 21. Sì, chiudiamo questo capitolo e farò una seconda parte con capitolo 3-4. Le ho dato tempo perché, anzi, leggo dal versetto 20. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, insegna e induce i miei servi a commettere fornicazioni e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Infatti, se andate a leggere la storia di Jezabel nel secondo libro di Re, okay, sapete che è una donna diavolissima, ok? E il suo spirito è lo spirito che usa delle donne, la maggior parte delle donne che ci sono in giro oggi. Le ho dato tempo perché si ravvedesse,
ma lei non vuole ravvedersi dalla sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulteri con lei. Se non si ravvedono delle opere che ella compie, metterò anche a morte i suoi figli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Infatti questa cosa, anche la parte spirituale, sono quelle calunnie di come si chiamano, le madre, la cattolica, quelle cose lì, sono piene di abominazioni. Li mandano in diversi paesi a infliggere le giovani ragazze con dei spiriti di adultero, ok? Quello che commettono nel Vaticano è inspiegabile, sono cose abominevoli, ok? La Madonna che stanno là a venerare è adultero questo. È fornicazione, ok? Che vanno a venerare Madonna, Maria, prega per noi. Ma dove è scritto nella Bibbia che una donna è stata messa nel posto? Dove è scritto nella Bibbia che Yahweh Shai stesso ha detto adorate la mia mamma? È lì che dovete cominciare a vedere che questi posti sono posti della morte, non hanno una verità dentro. Ok, vi sviano e vi portano davanti alle porte della morte. Siate svegli, figli di Yasharala, perché non parlo con altre nazioni, solamente figli di Yasharala sparsi in tutte le nazioni. E loro sapranno appena sentono questo messaggio. Metterò anche a morte i suoi figli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori. E darò a ciascuno di voi secondo le sue opere, ma agli altri di voi in Tiatiri che non professate tale dottrina e non avete conosciuto la profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico non vi impongo altro peso, soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga. Ok? Questo sta parlando, credo, anche di noi, della Great Millstone. Ok? Noi siamo venuti fuori da queste menzogne. Quello che abbiamo la terremo stretto, che è questa verità. Lo terremo stretto finché torna Yahweh Shai. Ok? Perché conosciamo la verità. Ci sono delle cose che non conosciamo ancora, che quando torna Yahweh Shai ci farà sapere. Ma dunque quello che conosciamo lo teniamo fino alla fine. Non ci facciamo portare via da nessuno. Sappiamo che non dovremo avvelenarci con il V, ok? Sappiamo che non dovremo prendere i marchi della bestia, che sono i microchip che verranno dopo questo. Sappiamo queste cose qui. Sappiamo che questo regno non è il nostro. Sappiamo che Yahweh Shai non è un uomo bianco. Sappiamo che l'uomo bianco è il diavolo della terra, ok? A chi vince e preserverà nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni ed egli la reggerà con una verga di ferro e le frattumerà come vasi d'argilla, ok? A chi preserverà nelle opere del Padre fino alla fine, verremo dati potere sulle nazioni. Avete sentito questa canzone che è bellissima? Non galleggeremo nei cieli come insegna la Chiesa. Non galleggeremo con gli ali, saremo tutti là bianchi. No. Coloro che stanno guidando adesso, cosa vuol dire? Coloro che ci hanno messo in schiavitù, che stanno comandando il mondo adesso, saranno i nostri schiavi. Non vedo ora proprio di mettere questa gente in catene, Draghi, Conte, Salvini e tutto il resto. Metterli in catene e farli diventare i miei schiavi, bastonali da mattina a sera. Anzi, non lo farò io, farò fare a altre nazioni. Ok? Questa è la nostra speranza.
Sappiamo che queste parole sono veritieri e noi preghiamo, abbiamo la fede che Yahweh Hashem Yahweh Shai ci conterà tra i suoi eletti. Questa è la fede che dobbiamo avere, ok? La fede è la speranza di cose non viste, ok? C'è anche la scrittura che dobbiamo meditare, anzi, la vado a prendere veloce così non sembra che io stia inventando delle parole. Meditetero. Nel libro di Isaia, comunque, 33:18. Libro di Isaia, capitolo 33:18. Vedete, libro di Isaia, capitolo 33, versetto 18, dice: il tuo cuore mediterà il terrore. Il nostro cuore mediterà il terrore, e il mio cuore sta meditando il terrore adesso, a coloro che ci hanno, come è la parola, che ci hanno tenuto schiavi fino ad oggi. Fino in questo momento qui, ok? Come avevo detto prima, non vedo ora di averli i miei schiavi, ok? E noi li frantumeremo come dei vasi di argilla, li spaccheremo, vuol dire, avete capito? Ok? Con una verga di ferro. Queste non sono le mie parole, queste sono le parole del nostro Signore Yahweh Shai, ok? E dice: chi vince e perseverare e perseverà nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla. Come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio, ed egli darò la stella del mattino, ok? Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E qui chiudiamo il capitolo 2. Yahweh Hashem Yahweh Shai volendo, faremo capitolo 3 e 4. E con questo avremo sigillato il libro di Apocalisse. Ok? Io credo dunque che è la prima che vedrete su YouTube, uno che copre ogni versetto del libro di Apocalisse in italiano. Posso anche sbagliare, ma credo che il Padre ci ha dato questo spirito per fare questo. Sono cose che ho imparato dai nostri apostoli e anziani della Great Millstone GMS, iniziando dall'Apostolo Taha, Apostolo Gabba, Apostolo Aramlab, Apostolo Raka e in giù a tutti gli altri anziani. Detto questo, voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone per avermi insegnato questa verità. Spero che siete stati edificati e alla prossima. Shalom.